Lucena, abbiamo l'ultimo quarto d'ora per oggi, perché poi il wrestler si è già fatto vivo e dopo mi sfugge. Lucena, decliniamo insieme i nomi dei compagni di classe delle elementari. Io non ho davanti la foto, ma so solo ordine alfabetico, memoria del liceo. E delle Vero. superiori c'era Mamma mia, qualcuno insieme. aiuto. Dato che sezione era, Luciana? Ah, questo lo c'era prima, eravamo in A, in Ah, ok, quindi brava, era dal 77, era dal 77, adesso qua c'è un motorino, dal 77, 1977 al 1982, quindi la Giuseppe Verdi di Via Confalonieri con, beh, almeno il primo lo ricordo, Andrea Nigoni, no? Ordine alfabetico. Anigoni, Esatto. calciatore, biondo. Poi io ricordo un altissimo Ah. Francesco Romoli, giocatore di Ma sì, basket, se non pivot. andiamo in alfabetico, allora io mi ricordo tutte le femmine. Quindi, Quindi Carla. Francesca Pini abbiamo parlato. Francesco Romoli credo fosse un anno più giovane, qualche mese più giovane. Secondo me è un 72, è un 70. Ricordo qualcosa di diverso di Francesco, ma posso sbagliare. Carla Magnani, che è gioielliera, insomma, a Gioiellerie Boschi, oreficeria Boschi a Cavriago, ex Sì. giocatrice di volley, Esatto. da alzatrice, come Luciana, no? Esatto. Poi, avanti pure, Luciana. Quella Monia Piguzzi, Francesca. che è in Poi quota, tutti, Francesca Giardini, Roberta. una bambola che... Un Ah. viso angelico, una voce suave a dir poco, parla con un filo di voce, Bonia, ed è a Febbio, mi aiuti? A Civago, sono andato anche a trovarla con mia moglie anni fa. Comunque in Appennino, e ha un negozio alimentare, un negozio in Appennino, forse al paese del papà, ex tranviere. Mamma, Monia non alta, filiforme, 40 kg. E poi abbiamo, poi sto pensando anch'io, Ah sì, Francesca Giangolini. Francesca Giangolini, sì, che abita, vabbè, non diciamo l'indirizzo, ma diciamo di No, Pieve Modolena. Il mio lo esatto. dico senza problemi, insomma, tutto al Piumi, fanno qualche scherzo. Poi... Roberta Verdi, Roberta Verdi. sì, altra di Pieve Modolena, che ha un fratello che giocava a calcio, di cui adesso mi sfugge il nome. Vabbè, poi? La Barbara. Barbara Fornaciari, che andai a incontrare, che vidi per caso in un negozio anni fa, un negozio. E credo o lavoro o è gerente di un negozio alimentare, un Conad, direi, verso Modena, cioè per andare al Fit Village, lì a Papagnocca. A Papagnocca. Ricordo di aver battagliato, insomma, preferiva non farsi riprendere, una delle tante. Poi. Mirko Zanichelli, che fa, è nel materiale perduto, è allenatore alla Pieve Landi di oggi. In una squadra di amatori, non so, insomma, dove c'è anche Andrea Nigoni. Mirko, no, pardon, Mirko è il fratello, Ivan Zanichelli, brevino, suo compagno era Ivan, ha un fratello minore. Ivan non lo vedo da molti anni, Mirko l'ho visto per caso una sera, andavo al campo di Pieve, nel mio passaggio, insomma, nel mio svagarmi, nel fare un giro in macchina fra Migliolungo e... Fra Pieve Cele Roncocesi, insomma, via Berneri, sono fermato per fare il campo del prete, no? Per raccontare in video. E c'era una sera ghiacciata un anno fa e Mirko era lì ad allenarsi, materiale perduto, ma spero di rifarlo. Poi Gianluca Roacchi, che ho Esatto. completamente perso di vista. Non era le medie. Ah, perdono, forse alle medie. Secondo me era anche alle elementari, però mi posso sbagliare. Poi. E poi Michele Michele Ghielmi, Ielmi. figlio di un insegnante o di due insegnanti. Brevilineo, biondo, direi che non lo vedo da 30 anni. Avanti pure, forse da Tanto. 40, da 38, avanti pure.
vediamo, vediamo. Ci vorrebbe una foto, eh? Sì, del primo Quindi e dopo, forse meglio solo del primo. come insegnanti, Luciana, noi abbiamo avuto solo del Camelli, no? Poi una figura che vorrei identificare, magari ricordare, magari con un parente, anche Delca naturalmente, ma mi piacerebbe raccontare, perché dubito sia in vita, proprio per questioni anagrafiche, il maestro Mariani, lo ricorda, il signore col borsello, con gli occhiali. Si ricorda il maestro? Io non Come non si ricorda? ricordo. Ah, poi un'altra figura mitologica, cara Luciana, adesso non sto a fare un altro capitolo. No, vabbè. Il maestro di musica, come si chiama? Esatto, non era Mitologico Barbacino. Non me lo Duilio Barbacini, con una C. ricordo. Quindi si ricorda che arrivava con il banjo? No, io ricordo che mi aveva Come no? fatto cantare la pemaia. Oh, ognuno ha i suoi ricordi. Io Ma il ricordo che ci aveva banjo non lo fatto cantare la pemaia. Ma ricorda il banjo no? E gli occhiali viola, ante litteram, 40 anni fa. Cioè questi qua, c'è un collega di Tutto Sport, Franco Zappacosta, che mi rideva, mi diceva, vanno gli occhiali viola, e in sala stampa, così. E forse aveva problemi di vista. Insomma, un signore che negli anni 70 aveva già, dimostrava 75 anni, no? Sì, è vero, è vero. Io lo ricordo come uno vecchio, però io anche quelli di 50 anni, praticamente quelli come noi, diciamoci la verità. Luciana, ma lei andava a scuola a piedi? Sì o no? Entrambi, entrambi. Andavo a scuola, porca miseria, Mauro! Io andavo a scuola con Mauro, anche mi Mauro Scioli, ricordo. mio papà era amico del papà perché in dialetto so peder alfeva il nimalè, cioè aveva il maiale. Invece ricordo di Mauro una cosa che, ma, che me, anche questa mi aveva affascinato un sacco. Sapeva suonare la fisarmonica con Il papà o un'abilità. Mauro? Mauro? No, Mauro Insospettabile. 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 Poi, avanti. sì, io mi voglio ricordare. Anzi, Massimo Calzolari aveva, pure delle medie, non Sì, no, aveva anche questo. alle elementari, no, no, anche alle elementari, scherzo. No, no, Massimo, che è uno di quelli brillanti di persona ma sfuggenti davanti a telecamera, lavora alla Peugeot, fa il magazziniere a Peugeot. L'ho conosciuto, l'ho visto, no, non è che l'ho conosciuto, l'ho rivisto perché Massimo era, cioè io avevo una Peugeot 206, quindi ero spesso lì. Da un tale Tiziano Toffanetti, insomma, poi racconterò anche le mie macchine una volta. Quindi brava Luciana. Poi La il preside. Deborah! Ah, brava Deborah Iemmi. Tra l'altro noi ci siamo visti come classe quanti anni fa, Luciana? Quest'anno sono 43 anni dall'inizio e 38 dalla fine. Secondo me ci siamo visti tipo nel 2007, può essere, nel 2007 per i 30 anni, una roba così. No? Mamma mia! Ricordo che l'organizzatrice fu Sonia Piguzzi, Ammonia! no, Monia Piguzzi, con la collaborazione di Luciana, secondo me, o sbaglio. Eh sì, perché io avevo tanta voglia di rivederci quanti. Eh? E uno Parlavo che col mio medico, col mio ex medico, Leonardo Allora, uno psicoterapeuta di Albinea, e mi diceva proprio, vanno sempre questi Amarcord, no? Beh, a me piacciono molto, adesso io lo farei per fare, non dico interviste, però almeno per aggiornare, insomma. Tra l'altro ne ho fatto uno col liceo, per me è stato tremendo, nel senso che ero a caldo, insomma, essere semi disoccupato, cara Luciana, alla mia età non è piacevole, eh? Dopodiché, insomma, ma e delle cose che piacciono a me, perché se c'è un'altra che volessi fare. ricordo, la Laura Biesi. Ma Sì, io pensavo fosse solo alle medie. forse. No, hai ragione, era meglio. Erano alle medie perché più o meno funzionava così, Luciana. L'elementare è circa in ogni frazione, non in tutte, ma in tante. La media invece era unica per la circoscrizione 2. Poi, per carità, uno può anche andare lontano, no? Però quindi la media raccoglieva Pieve,
cella, cadè, gaida, il carrozzone, no? Mentre l'elementare era solo Pieve Modolena, insomma. Tanto meriterebbero un capitolo a parte. Io ricordo, forse ce l'ho ancora da qualche parte, Del Camerli ci fece preparare un ricettario, no? Mia mamma era in imbarazzo perché non aveva. Se aspetti un attimo, io ce l'ho ancora. Brava, ecco. E quindi fece un dolce che era molto particolare, no? Un dolce mattone, si direbbe oggi. Mentre sul resto non era così calda, insomma. Quindi vedo la siglette. Mamma mia, Luciana, qua. vedo la siglette, no? In casa sua. Sì. Io ho un tapis Viene volante qua. fatto 1.800 euro. Alessandro Rossi, Brava, cucina infatti di no, casa. Alessandro. No, Luciana, io Alessandro lo ricordavo alle medie, avevo un'incertezza, invece Non lo c'era conosco. anche Alessandro, altro uomo di Buda, no? Dove abitano i suoi genitori, in Buda si dice. Alessandro Fontanesi. Ecco che è il dentista. Stefano, Ecco, mamma mia. aspetti, aspetti. Alessandro Fontanesi è il dentista mio e di mia moglie, e anche della mamma di mia moglie. Ieri comunque, ecco, io Allo studio a Santo Stefano, di fianco alla posta. Aveva una una, cosa non che mi so, impressionò molto. aveva, aspetti, aspetti, Luciana, una bellissima sorella minore, Alessia, Mora, morissima, una bellissima mamma. Non ricordo, mi pare abbia perso uno dei due genitori, il papà uomo distinto e la mamma, direi la mamma più bella della nostra classe. Vada poi, dica pure. Eh no, è Io così. ricordo Almeno per il tuo Alessandro, gusto. venne in classe e per farci capire l'importanza di lavarsi bene i denti, ci mostrò che c'era la possibilità che questo mostro, che chiamava Carione, aggredisse i nostri denti. Ci sono alcune cose che le ricordo veramente perfettamente. No, ecco, certe metafore a me non Me le ricordo. sono mai piaciute. No, certe metafore a me non sono mai piaciute e per fortuna le ho rimosse. Io preferisco, sì, mi capita di fare esempi Invece con iperboli, però vada pure avanti. io Ecco, insegno le parole. Stefano Malavasi era figlio di un riparatore di elettrodomestici, in particolare televisioni. Era nel senso che è figlio, era nel senso che sono passati 43 anni, mentre la nonna, che si chiamava Alda, che era amica di mia nonna, conoscente, insomma, mia mamma per abbreviare lo chiamava Internos, ma non solo Internos, capitava Stefano Verdura. Io, ecco, scusa, è tanto facile, perché aveva appunto il banco ortofrutticolo, è tanto facile di definire una persona con nome e cognome. Ecco, in campagna. Esatto. In quella cultura è più facile usare quello che si chiamava Scott Mai, cioè il nickname, no? Quello che oggi viene usato sui social. Stefano, che ho perso. Ah no, Stefano ha fatto l'informatico, direi assolutamente, fa tuttora l'informatico. Un attimo solo, sai, un attimo solo. Come no? Come si chiamano? Quanti anni hanno? Lo diciamo? Quindi, come No, se vorrebbe sono andare maschio o fuori, femmina? Una è femmina, no? Ho visto prima. tutte e due, Ah, come si chiamano, lo diciamo? l'ho già detto e ti ho anche spiegato tutto quanto. No, no, è che mi Laura sono allontanato. Diana. Laura Diana, ok. Anni? Forse l'ha detto, ma 4 e? No, questo no. Quattro Diana e, mamma mia, ormai sono nove, quasi. Laura. Ecco, un altro capitolo che faremo, se vorrà, Luciana, è questo: diventare mamma non da ragazzina, perché è diventata la seconda volta a 44. Vabbè, non è niente di che, però è una bella età. Una volta, se vorrà, lo racconto volentieri. Finiamo Decisamente. con la classe, Luciana, che sono gli ultimi minuti prima del wrestling. Ah sì, allora guarda, secondo me li abbiamo proprio detti tutti, perché io sto passando tutte quante le nostre buone ricette e con Mauro, Stefano, Alessandro, Ivan, Andrea, Fanni, il dolce freddo alle mandorle, devo dire.
aveva fatto mamma, Roberta, Alessandro Rossi, Monia Picucci, Carla, Michele, Francesca Pini e Deborah. Deborah Iem. Abbiamo finito. Andrea Davoli, mamma mia, Andrea Davoli. Ecco, Deborah Iemmi lavora nel campo della moda, ricordo perché feci un articolo sui media di Reggio, Gazzetta di Reggio lo valorizzò, forse anche gli altri. Deborah Iemmi lavora, secondo me, con Mandarina Duck o simili, e Andrea Davoli invece ha fatto una scelta molto forte, molto molto particolare, insomma, però magari di questa... insomma, l'accenno e basta. Andrea Davoli vive una fede profondissima. Ricordo le battute di Andrea Nigoni ad Andrea Davoli quando ci siamo rivisti. E chissà se... Ma, vabbè,